Tre giorni da Bollino Rosso lungo le autostrade del nord-est in vista del ponte per la festa della Repubblica. Traffico in aumento da domani mattina a lunedì, la giornata clou con i rientri. Sulla fronte spiagge, boom nelle locazioni. Nel 2022 6 milioni di presenze nella costa veneta. Economia, caro prezzi in leggero calo a maggio, ma continuano le incertezze per Confesercenti. Un'inflazione sopra il 2% fino al 2025 rischia di bruciare 10 miliardi di euro di potere d'acquisto in 3 anni. Inaugurato a Barcis il nuovo progetto Magnifica Comunità Montana, si mira alla promozione integrata e alla valorizzazione del territorio partendo dal coinvolgimento dei territori. Insieme Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, in campo azioni specifiche dedicate al mercato. Calcio, stasera il ritorno del secondo turno dei playoff di Serie C. Il Pordenone a Fontanafredda ospita il Lecco dopo il gol di vantaggio dell'andata. Ai nostri microfoni l'ex calciatore Fabio Rossitto, che dà il suo in bocca al lupo ai neroverdi. Eccoci ben ritrovati con l'informazione di Media 24. Questi erano i titoli del nostro telegiornale, i fatti principali del giorno. In apertura, un tamponamento accaduto nella notte in A4 tra Latisana e Porto Uraro in direzione Venezia. Due le auto coinvolte, il bilancio di una persona ferita in serie condizioni è trasferita per tutte le cure del caso all'ospedale di Porto Gruaro. Non sarebbe in pericolo di vita, i rilievi di legge sono stati eseguiti dalla polizia stradale. Il ponte per la festa della Repubblica, che insomma ormai si avvicina, porterà in dote 3 giorni da Bollino Rosso per le autostrade del nord-est. Il servizio. Previsioni da Bollino Rosso per i prossimi 3 giorni lungo la rete autostradale di Autovie Venete per l'effetto combinato dei transiti dei mezzi commerciali da e verso il nord Italia e dei primi vacanzieri che, approfittando dei giorni di festa, si dirigeranno verso le località balneari friulane e venete. Il traffico comincerà ad aumentare fin dalla mattinata di domani, giovedì 1 giugno, per poi diventare particolarmente intenso nel pomeriggio sulla tangenziale di Mestre a 57 e sulla A4 in direzione Trieste. Per venerdì e sabato, in particolare durante la mattina, si attende traffico sostenuto in entrambe le direttrici della A4, con possibili code in prossimità dei caselli e degli svincoli balneari. Domenica 4, giornata tranquilla, tornerà in vigore il divieto di circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 22, con intensificazione dei transiti nel pomeriggio in direzione Venezia per il rientro dei turisti e dei pendolari del mare. Attenzione a chi viaggia invece lunedì e martedì, quando ripartiranno i mezzi commerciali con le spedizioni verso il nord Italia. Lungo la direttrice Trieste-Venezia della A4 il traffico si prevede sostenuto in entrambe le giornate, con possibile intensificazione nella mattinata di lunedì 5 e nel pomeriggio di martedì 6, quando arriveranno gli ultimi auto articolati dall'est Europa. Economia, caro prezzi, inflazione a maggio in leggero calo, ma continuano le incertezze per Confesercenti. Un'inflazione sopra il 2% fino al 2025 rischia di bruciare 10 miliardi di euro di potere d'acquisto in 3 anni. Il caro prezzi mette ancora in difficoltà le famiglie italiane. Il carrello della spesa costa caro e sempre più si è costretti a tagliare sugli acquisti extra. E anche se secondo le stime Istat l'inflazione a maggio sarebbe tornata sui livelli di marzo, calando quindi leggermente rispetto al mese di aprile, ancora non si vede la luce in fondo al tunnel e l'economia dell'intero paese viaggia sul treno dell'incertezza. Al momento si è circa 3 punti al di sotto del livello record registrato nel 2022, ma le previsioni dell'ufficio economico di Confesercenti collocano l'inflazione al 5,7% almeno fino al 2025 e non si prevede la discesa al livello di guardia del 2% almeno fino al 2026, fattore che rischia di bruciare 10 miliardi di euro di potere d'acquisto in 3 anni. Oltre alla riduzione del margine di spesa per le famiglie, spiega in una nota l'associazione, a pesare molto sulle imprese italiane sono anche le politiche monetarie della BCE, attuate per regolare il caro vita e l'aumento dei tassi di interesse. Per questo Confesercenti ha fatto suo il monito del governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, secondo il quale bisogna prestare attenzione affinché gli interventi della BCE non causino una frenata eccessiva dei consumi e degli investimenti.
Visco, nella sua relazione annuale, ha presentato una visione dell'attuale condizione socio-economica italiana che Confesercenti condivide totalmente. Dalla complessità del sistema fiscale che va semplificato all'impegno sull'evasione per far emergere il sommerso. In materia di salario minimo, l'associazione propone di lavorare sul rispetto e l'applicazione dei contratti nazionali e favorire la detassazione dei rinnovi contrattuali. Infine, per Confesercenti è fondamentale che le famiglie italiane recuperino potere d'acquisto e capacità di consumo, in quanto si rischia di depotenziare anche gli eventuali benefici della riforma fiscale in arrivo. Un incendio si è verificato a Maniago attorno alle 13 al secondo piano di un'abitazione situata in via Umberto I. Al lavoro i vigili del fuoco, arrivati tempestivamente dal vicino distaccamento, i pompieri sono riusciti a mettere in sicurezza l'area appunto coinvolta dal rogo. Le due persone all'interno sono state consegnate ai sanitari per tutte le cure del caso. Electrolux di Porcia, anche a giugno prevista cassa integrazione, si lavorerà 6 ore al giorno. Il 6 giugno previsto un incontro tra azienda e sindacati. Il servizio Tania Pellegrini. Ancora cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento di Porcia di Electrolux. Dopo la chiusura della fabbrica dal 18 al 29 maggio, anche giugno si prospetta un mese grigio. Si prevede infatti di ridurre l'orario di lavoro con 2 ore di cassa integrazione ogni giorno, senza l'esclusione di una sospensione della produzione per 3 o 5 giornate. Oggi l'incontro tra i sindacati e l'azienda, dal quale sono emerse preoccupazioni e timori per il futuro incerto. La domanda per gli elettrodomestici sta infatti subendo una contrazione a livello europeo, comportando solo a Porcia un calo di produzione che è arrivato a numeri inferiori ai 700.000 pezzi l'anno. I lavoratori sono preoccupati perché insomma loro vogliono che ci sia lavoro e vogliono lavorare, non vogliono stare a casa in cassa e non vogliono tantomeno che l'azienda decida di fare comunque qualcos'altro. Qui sì, c'è un mix di combinazioni che è micidiale, che è legato a queste voci di vendita da parte, diciamo, dell'azienda a Midea. Noi abbiamo chiesto all'azienda di darci qualche informazione in più, che però è stata molto, diciamo, lapidale. Ha detto che il mercato è in calo, che comunque vede una seconda parte del 2023 comunque un aumento dei volumi. Dovremo anche capire qual è l'ammortizzatore sociale, perché noi oggi abbiamo ancora 13 settimane di cassa e nella peggiore delle ipotesi, qualora il mercato non cambi, dovremo capire che quell'ammortizzatore non ci basta e quindi ragionare di qualcos'altro. Per il 6 giugno è stato fissato un ulteriore incontro tra aziende e sindacati che potrebbe fare chiarezza anche sulla possibilità di vendita dell'intero gruppo svedese. Intanto i dipendenti si preparano ad un mese di lavoro ridotto e a risposte che ancora stentano ad arrivare. Nuovo ponte sul fiume Fella tra Venzone e Amaro lungo la strada statale 52 Carnica. A fare il punto sull'iter dei lavori l'assessore regionale Amirante. Assessore Amirante, oggi in Consiglio regionale ha avuto modo di replicare a un'interrogazione afferente al tema del ponte sul Fella. Sì, esatto, soprattutto per quanto riguarda il cronoprogramma, è un'opera molto attesa. Diciamo che il ponte, chiamiamolo nuovo, che insomma ha circa 50 anni, è stato reso inagibile di fatto nel 2018, si sta utilizzando un ponte ferroviario che insomma, diciamo, funziona abbastanza bene. È chiaro che c'è la necessità di procedere con una nuova opera. Il cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori nel 2026, adesso la società Friuli Venezia Giulia Strade ha in mano la delegazione, la progettazione definitiva esecutiva che nell'anno in corso dovrebbe concludersi con l'acquisizione dei pareri, la gara d'appalto e poi i successivi lavori che dureranno 19 mesi circa. Rientriamo in studio e continuiamo questo filone dedicato alla viabilità, perché chiaramente tra i temi che ogni
settimana, ma anche ogni mese tornano alla ribalta, c'è quello della sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i giovani che escono di sera. Ebbene, pensate che nell'ultimo fine settimana 5.500 ragazzi hanno organizzato una trasferta, grazie anche chiaramente a un supporto logistico che li ha accompagnati nel preserata, per la serata e poi per il ritorno a casa. Siamo con l'ingegner Davide Buscato, che di fatto, insomma, già da tempo è attivo nel settore della viabilità, al quale chiaramente chiediamo quale può essere in questo senso anche il futuro di questi sistemi di comunicazione che pensano appunto alla sicurezza. Tra parentesi, 5.500 ragazzi del Friuli Venezia Giulia che sono potuti divertire tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto Orientale. Ben trovato, Buscato. Salve, buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Sì, noi ci occupiamo di viabilità, di prenotazione. L'idea nostra è quella di prenotare la viabilità, prenotare gli spostamenti in maniera da poter offrire il servizio migliore alle persone che si devono spostare, abbattendo anche l'inquinamento, nel senso di utilizzare i mezzi che servono quando servono. Questa idea è stata sposata anche da degli organizzatori di eventi nelle discoteche appunto del Friuli e del Veneto. E due eventi li abbiamo già fatti, uno lo faremo il 9 di giugno, e l'altra sera c'erano 120 autobus che hanno raccolto i ragazzi da tutte le scuole del Friuli Venezia Giulia, li hanno portati in villa, hanno fatto la serata di gala, ragazzi di quinta superiore, hanno fatto la serata di gala, e poi dalle ville, sempre in autobus, li hanno portati nelle due discoteche, uno nel veneziano e uno nell'udinese, e hanno fatto la loro seratona, e si sono divertiti, se c'era da bere hanno bevuto il giusto, poi sono saliti in pullman e alle 4 di mattina sono stati riportati in massima sicurezza a casa. 120 autobus impiegati. Noi siamo scesi in campo con una decina di persone a coordinare il parcheggio, a coordinare le prese e il ritorno dei ragazzi, e oggi stavamo facendo il sopralluogo in un'altra discoteca, sempre del veneziano, perché replicheremo questo evento il 9 di giugno per accompagnare questi ragazzi di grado superiore ad un evento che resterà per loro nella storia, se lo ricorderanno negli anni e lo racconteranno ai loro figli, che si sono salutati con gli amici di quinta superiore, hanno viaggiato in pullman, sono andati in discoteca e sono tornati indietro. Ecco, i temi che chiaramente mi vengono subito in mente sono essenzialmente due, come si diceva prima: quello della sicurezza in primis, ma poi anche quello dell'ambiente, no? L'abbattimento, insomma, anche delle emissioni inquinanti. Credo possa essere anche questo il viatico futuro per cercare di ottimizzare, no, entrambi i capitoli. Cosa ne pensa? Ah, io dico sempre che un pullman toglie dalla strada 15 autovetture. Perché anche che i ragazzi si organizzino e vadano in tre per auto, un pullman ne porta 50-55, quindi almeno 15 autovetture le abbiamo risparmiate. In più, sulla piattaforma che offriamo noi c'è anche la possibilità di acquistare un alberino, di fare un'offerta per piantare un albero, e quindi vediamo che i ragazzi hanno questa forte propensione, questa forte disponibilità a investire 80 centesimi perché piantiamo un albero, e resterà quindi un alberello a ricordo di questa serata che loro hanno fatto. Quindi andiamo a risparmiare da una parte, perché abbattiamo la CO2, perché abbiamo spostato 120 autobus, moltiplicate per 15, fate voi i conti, perché a memoria così non riesco, di quante auto abbiamo lasciato a casa, al netto della sicurezza di far viaggiare dei ragazzi di 18-19 anni su dei pullman con degli autisti professionisti anziché con dei coetanei. E dall'altra parte pianteremo degli alberi noi, abbiamo risparmiato, e resterà anche un ricordo per i posteri di questa serata. Ecco, come cambia, e poi la salutiamo, per lei che si occupa di viabilità, questo grande tema del traffico che ogni anno, gioco forza, torna alla ribalta per quanto riguarda le spiagge venete ma anche friulane, in 30 secondi. Benvengano i turisti e quindi li accettiamo. Dobbiamo sicuramente ottimizzarci nel trasporto. Dobbiamo imparare a... Il Covid ci ha insegnato a prenotare le cose. Se offriamo servizi, se riusciamo a dare una viabilità alternativa, condivisa, utile e fruibile, secondo me la gente lascia volentieri a casa la macchina per spostarsi con una mobilità alternativa. Dobbiamo continuare, noi ci crediamo, lo stiamo facendo, dobbiamo continuare a investire e a credere in una mobilità alternativa che non sia solo l'automobile. Ci torneremo, grazie Davide Buscato e buon lavoro, ingegnere. Grazie mille, arrivederci. Inaugurato a Barcis invece il progetto Magnifica Comunità Montana, che mira alla valorizzazione turistica del territorio alpino pordenonese attraverso iniziative ed eventi. Sentiamo di cosa si tratta.
Oggi è partito il progetto Magnifica Montagna, grazie alla convenzione e alla collaborazione con Concentro, di cui ringrazio l'amministratore unico Silvano Pascolo. Questo è un progetto che permetterà finalmente di avere una visione unica per un territorio abbastanza ampio, una visione unica e un'identità, cosa che quasi sempre è mancata nei nostri territori della pedemontana pordenonese e in cui finalmente si può capire che o siamo squadra e ci muoviamo assieme o se andiamo da soli non andremo da nessuna parte. Quindi questo è l'inizio di un processo, processo che penso e spero sia virtuoso e che permetta di far sì che questi territori abbiano attrattività sia da un punto di vista turistico sia da un punto di vista abitativo e che siano molto interessanti soprattutto per i giovani che mancano in questi territori. Oggi abbiamo presentato un progetto che mi ha appassionato fin dal primo momento. È un progetto che coinvolge il mio comune con i comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, che oggi è stato esteso anche alla comunità di Montagna Magnifica, per cui si corona un po' il nostro sogno, che è quello di creare unione, creare una squadra per far emergere il nostro territorio, per farlo conoscere, per dargli tutta l'importanza che effettivamente ha. Il ruolo di Concentro in questo progetto, Magnifica Montagna, un grande progetto, devo dire, credo sia stato quello di fare da collante fra le iniziative che hanno avuto un'esperienza importante nella Val Tramontina con i sindaci di Tramonti di Sopra, di Sotto e di Meduno poi, che hanno collaborato in maniera fantastica. Credo sia proprio l'obiettivo che Concentro doveva e deve porsi, quello di mettere insieme queste esperienze, e abbiamo raccolto una sfida, quello di allargare questo anche ad un altro territorio, quello che fa capo alla magnifica comunità montana, e credo si sia riusciti a realizzare un progetto che sono sicuro sarà un progetto vincente e da replicare nei prossimi anni. Una donna di 53 anni, residente a Fontanelle, nella Marca Trevigiana, Anna Prizzon, risulta al momento scomparsa. Lo ha reso noto oggi la prefettura di Treviso, al lavoro il commissariato di Polizia di Stato di Conegliano. La signora è alta 1,70 m, di corporatura normale, con capelli colore castano scuro e occhi verdi. La vediamo in fotografia. Nella giornata del 16 maggio è stata avvistata a bordo di un treno Frecciarossa diretto da Conegliano a Roma, facendo perdere da lì le proprie tracce. Chiunque ha visto la donna o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Cambiamo argomento, domani sarà la giornata mondiale del latte, il Veneto si conferma terza regione per produzione, meno stalle ma più strutturate, maggiori investimenti in innovazione e benessere animale, con il risultato di standard qualitativi molto alti che premiano il prodotto locale. Alla vigilia appunto della celebrazione, Confagricoltura ha tracciato una panoramica sul settore che sta vivendo un buon momento dopo anni difficili tra pandemia e guerra in Ucraina. L'80% della produzione di latte vaccino in Italia è concentrata in quattro regioni, Lombardia al primo posto, a seguire Emilia-Romagna, Veneto appunto e infine Piemonte. Proprio in Veneto gli allevamenti da latte sono 2.900, con oltre 260.000 capi che producono 10 milioni di quintali di latte ogni anno. Inaugurato il Salone Nautico di Venezia, sentiamo il presidente di Assonautica. Questa edizione del Salone, che vede il raddoppio degli espositori, è una conferma con grande dimostrazione di interesse da parte degli espositori. Il salone del resto fatto per mettere in contatto chi produce e chi vende con il pubblico. Dal punto di vista strettamente tecnico-economico è un successo, ma è anche un successo per la città e per chi intorno alla città vede Venezia come un punto di riferimento nazionale per quello che è la nautica del diporto. Non siamo alternativi, ma siamo complementari agli altri saloni italiani, in special modo a quello di Genova, anche per il posizionamento in termini di temporalità. In effetti siamo prima della stagione, Genova viene dopo la stagione, diciamo che il Salone Nautico di Venezia può essere un bel trampolino di lancio per avvicinare l'utenza e il pubblico alla nautica, che poi vede tra Venezia e Genova i suoi momenti più importanti dal punto di vista dell'esposizione.
Parlavamo del Salone Nautico di Venezia, ci colleghiamo proprio con Venezia perché il presidente della Camera di Commercio Venezia Rovigo ha presenziato Massimo Zanon, che vediamo alle nostre spalle, a questo evento che rilancia chiaramente il settore della nautica così come quello dell'imprenditoria veneziana. Quale insomma anche l'impressione che ha avuto oggi il presidente? Ben ritrovato chiaramente. Per chi ama il mare in tutte le sue sfaccettature, questa è un'occasione da dedicare qualche ora al salone. Non occorre avere in mente solo l'impresa di acquistare qualche yacht di grandi dimensioni, ma c'è spazio per tutti, appassionati del dopo lavoro o anche gente che deve lavorare sul campo specifico, sia del mondo del trasporto sia del passeggero. È un'offerta straordinariamente interessante in un contesto unico, perché non solo Venezia ma l'arsenale è altrettanto unico. Ecco, parlavamo insomma in apertura del telegiornale di un ponte del 2 giugno caratterizzato da 3 giorni di traffico da bollino rosso. C'è molta attesa per quella che da più parti viene descritta come l'estate dei record a livello anche nazionale, non solo chiaramente del nord-est. Qual è in questo senso anche la vostra impressione su questo? L'impressione è che qualche volta si canti la vittoria solamente per un fatto di voler in tutti i modi dare delle notizie, soprattutto di grande enfasi. Io credo che i conti vadano fatti con molta calma, qualche giorno buono però non fa mai parte di quelli che poi seguono, non lo sono altrettanto. Se riusciremo a recuperare qualche dato, il vero problema comunque rimane per tutti, se c'è un valore aggiunto in questi dati, perché il turismo comunque deve essere fatto da persone che devono lasciare in qualche modo un benefit, e quel benefit non è sempre certo che arrivi da qualsiasi tassa, visto le difficoltà che c'è sia in Italia che in Europa ancora per portare a casa il sistema di poter in qualche modo gioire di tempo libero con grande facilità e anche economica. Ecco, il caro prezzi preoccupa ancora, però il riferimento è all'inflazione, si rischia di bruciare 10 miliardi nei prossimi 3 anni, secondo quanto ha fatto sapere oggi Confesercenti. Bisognerà per forza mettere un freno, presidente Zanon, altrimenti insomma tutti questi toni trionfalistici rischiano insomma di venire poi smentiti, no? Nei fatti a lungo andare. Cosa ne pensa? Inflazione significa aumento dei costi per le imprese, quindi anche se in un momento i fatturati non ha certamente aumentato gli utili. E per quanto riguarda le famiglie è ragionamento lo stesso. Non c'è dubbio che c'è un insieme di cose che non sono ancora andate a posto, e finché questo è il sistema, è giusto essere, come io normalmente sono, molto forte nei trionfalismi, auspicando che la situazione sia la migliore possibile per tutti, ovviamente presenta che non più tardi qualche tempo fa, in un'area più importante del paese, la produzione agricola, enorme. Poi troveremo che il prodotto quanto costerà. Quindi è meglio cercare di non fare sempre cosa, di essere consapevoli di come questo giorno, se si lavora con coscienza, arriveremo a dei buoni risultati. Grazie, buon salone nautico e buona, chiaramente buon lavoro a Venezia al presidente Zanon. Anche a voi buon lavoro e ai vostri esperti. Locazioni turistiche, una ricchezza per le spiagge venete. Nel 2022 6 milioni di presenze negli alloggi privati nella costa veneta. Sentiamo. La vacanza in appartamento rimane un punto di forza per l'attrattiva turistica delle spiagge venete. Consente all'ospite autonomia e massima flessibilità, aspetti fondamentali soprattutto per le famiglie con bambini. Nelle destinazioni balneari gli appartamenti di vacanza rappresentano una grande ricchezza e non entrano in conflitto con la residenzialità, trattandosi di mobili pensati proprio per la vacanza, in molti casi non fruibili tutto l'anno. Gli alloggi in locazione rappresentano una quota importante del movimento turistico. Come evidenziato nell'ultimo studio della Fondazione Think Tank Nord-Est, realizzato in collaborazione con l'Associazione delle Agenzie Immobiliari Turistiche di Bibione, nel 2022 il movimento negli alloggi privati ha sfiorato i 6 milioni di presenze, pari a oltre il 24% del totale. La maggior parte dei pernottamenti si è registrata a Bibione, con quasi 3 milioni di presenze, il 53,3% del totale. E proprio dalla nota località balneare dell'Alto Adriatico arriva un monito alla riforma della normativa sugli affitti brevi.
Le norme per regolare le locazioni breve esistono già e sono ampiamente soddisfatte dalle agenzie immobiliari turistiche che operano lungo il litorale. Il codice di locazione turistica, peraltro, già introdotto dalla Regione Veneto nel 2019, sarebbe un ottimo strumento per confrontare i dati degli immobili dichiarati con quelli che poi vengono effettivamente messi a disposizione dei portali di prenotazione. Il problema forse è che non c'è un controllo incrociato di questi dati. Noi riteniamo che introdurre un nuovo, ennesimo codice di locazione turistica che differisca dal vecchio solamente per il nome avrà l'unico risultato di caricare gli adempimenti chi già li soddisfa, senza nessuna prospettiva di far emergere il sommerso. Meduna di Livenza si cerca di recuperare il ritardo sui lavori del nuovo ponte tra Mure e Azzanello di Pasiano. Rosario Padovano, il servizio. Getto di cemento sulla parte pasianese dell'argine. A questo punto va in scena un'accelerazione dei lavori sul ponte nuovo del fiume Sile tra Azzanello, frazione di Pasiano di Pordenone, e Mure, frazione di Meduna di Livenza. Siamo sul confine regionale. I lavori stanno recuperando il tempo perduto per colpa del maltempo. Ormai tutti si sono abituati alla chiusura del manufatto. Il provvedimento è molto scomodo soprattutto per gli abitanti di Mure che devono raggiungere la provincia di Pordenone dopo un giro largo. Le delibere che obbligano le persone a percorrere le deviazioni dovrebbero essere procrastinate da metà a fine giugno. Andiamo in Veneto orientale, un sacchetto di terriccio in omaggio a chi conferisce rifiuti negli ecocentri di ASVO, la società che si occupa della raccolta e gestione appunto del rifiuto. A partire dal 3 giugno gli utenti che porteranno rifiuti in ecocentro di riferimento riceveranno in omaggio una confezione di terriccio per fiori e piante prodotto dal trattamento della frazione organica raccolta da ASVO nel proprio territorio. Per ricevere il terriccio sarà sufficiente, fa sapere ASVO, portare nell'ecocentro del proprio comune oggetti ingombranti, ma anche rifiuti pericolosi, elettrodomestici e altre tipologie di rifiuti. Andiamo a Caorle con un servizio dedicato alle auto. Ci troviamo qui a Porto Santa Margherita di Caorle, con me c'è David Bergamo, presidente dell'associazione Angry Eagles. Allora, è un'associazione che si occupa di diciamo di diffondere così un po' lo spirito americano, no? Voi avete delle macchine degli anni 50 e 60 e oggi siete qui perché avete fatto un percorso particolare, no? Una giornata un po' cruising to Caorle, ecco, mi racconti un po' la giornata di oggi. Beh, buongiorno a tutti. Allora, il nostro gruppo innanzitutto è un gruppo di auto americane che raccoglie tutte le auto americane di qualsiasi annata, quindi dagli anni 20 alle moderne, l'importante insomma che mantengono lo stile americano. Cruising to Caorle è un evento che è nato nel 2021. Questo evento ci ha permesso in questi 3 anni, e comunque ha riscontrato in questi 3 anni sempre un'affluenza più grande, come lo ha certificato quest'anno. Avevamo oltre 120 auto e avevamo oltre 260 persone iscritte. Abbiamo fatto un tragitto fino a Caorle. Abbiamo iniziato a percorrere il lungomare di Caorle scortati dalla polizia locale e poi quest'anno abbiamo introdotto una cosa nuova che è stato la Hawaiian Drive-In. Praticamente arrivati davanti al locale il Moschito di Caorle, sul lungomare di Caorle, abbiamo fatto una breve sosta, chi con le moto, chi con le auto, senza scendere dai propri veicoli. Siccome il tema di quest'anno, come dice il nome, Hawaiian Driving, era il tema hawaiano e venivano consegnate le collane hawaiane e un semplice gadget che è stato un calice con una bibita analcolica fresca, visto le temperature che c'erano oggi, per rallegrare questa giornata ed inserirsi proprio nel tema hawaiano. Dopodiché abbiamo percorso tutto il lungomare di Caorle, portando molto colore, visto anche l'affluenza di persone che c'erano. Siamo arrivati a Porto Santa Margherita, al Terrazza Mare, qui abbiamo fatto il pranzo e poi c'è stato il nostro secondo anno di contest pin-up, quindi un contest dedicato a queste ragazze, donne pin-up, che volevano mantenere il tema con tema hawaiano praticamente, con musica adatta a questo tema, a questo ballo.
visto il successo, appuntamento al prossimo anno. Senz'altro. Calcio stasera, i play-off di Serie C, la gara di ritorno tra Pordenone e Lecco. Dopo il vantaggio per 1-0 dell'andata, c'è attesa tra i ramarri per il ritorno ai nostri microfoni. Questa mattina abbiamo intervistato Fabio Rossitto, ex calciatore di squadre importanti come il Napoli, la Fiorentina e l'Udinese, tra l'altro proprio ex allenatore dei Neroverdi. Lo sentiamo. In occasione di una visita presso una palestra della città liventina di Sacile, ho avuto modo di incontrare sia il titolare che l'ex giocatore di Napoli, Fiorentina, Fabio Rossitto, e a lui poter strappare un commento riguardo l'incontro di ritorno tra Pordenone e Lecco, una partita di playoff che vale la qualificazione, essendo la partita in andata terminata 1-0 per il Pordenone. Questa sera speriamo ci siano tutti, ci sia tanta gente a vedere il Pordenone, perché ci terrei tantissimo, ci tengono tutti i pordenonesi che questa squadra riesca a vincere, chiaramente a arrivare alla finale, perché è troppo importante poi per Pordenone, per tutta la gente, far sì che la società che sta vivendo un momento un po' difficile riesca a salvarsi e a portare il calcio che conta, come in questi anni, dove Lovisa, per dire la verità, è riuscita a fare delle cose importanti, e tutti ci auguriamo che la cosa continui. Perciò forza Pordenone, tutti a tifare con la fredda. Dal calcio maschile a quello femminile, Portogruaro batte Centro Storico Lebowski in Toscana per 1-0 e ora sarà play out. Vediamo gli highlights. Allo stadio Scanionesi di Firenze è in scena un play-out anticipato tra Portogruaro e Centro Storico Lebowski. Le due squadre infatti hanno buone probabilità di ritrovarsi la settimana prossima nello spareggio salvezza. Quinto minuto, calcio d'angolo, batte Durigone, stacca sul secondo palo Pucci Battagliotto, e il nono gol in campionato per la classe 93, una sentenza Battagliotto nelle sfide salvezza, infatti aveva già segnato contro il Villorba, contro la Triestina e in precedenza in altri scontri importanti di bassa classifica. La risposta da parte del Centro Storico Lebowski, vedete, si concretizza soprattutto su calci da fermo e, come vedremo, anche su tiri da fuori, ma complessivamente la prestazione difensiva del Portogruaro, nonostante qualche assenza qui a Firenze, sarà buona. Cross di Durigon da calcio d'angolo, colpo di testa di Gashi, blocca Manfredini. Vedete qui un tentativo delle Boschi velleitario. Molto più interessante al 24esimo, calcio d'angolo, il colpo di testa di Battagliotto, finisce fuori di poco. Un minuto dopo le Boschi in avanti con il cross che attraversa tutta l'area, si spegne sul fondo. Calcio d'angolo da parte di Bricolani, palla che tocca la parte alta della traversa, eravamo al 25esimo. Qui un calcio di punizione da parte di Baroni, non pericoloso per Papandrea, ben più impegnato qui al 32esimo con il tiro da fuori. Sul finire del primo tempo si fa vedere anche Ferrari, ma altra risposta importante da parte di Papandrea. In un primo tempo condizionato dal gran caldo, quasi 35 gradi al fischio d'inizio, non facile giocare anche vista la parte della stagione ormai terminale. Con le immagini di Gabriele Zoia andiamo nella ripresa, una ripresa che vedrà il Portogruaro tentare di difendere il proprio vantaggio, ma vedete, le avanzate sono poco convincenti. Ben più convincente al 12esimo il tiro di Battagliotto, reclama il rigore il Portogruaro. Le immagini non chiariscono fino in fondo se si tratti di tocco di mano o di spalla. Ci prova il Lebowski qui con questo calcio di punizione pericoloso al 13esimo da parte di Baroni, che abbiamo visto aveva affilato la lama nel primo tempo, palla sull'incrocio dei pali. Lancio lungo da parte di Desiati, non ci arriva qui il Battagliotto, in anticipo Manfredini, e vedete la gara prosegue su questi ritmi, ravvivata di tanto in tanto da qualche calcio da fermo. Lebowski in avanti con la conclusione dalla distanza, eravamo al 18esimo, ancora Ferrari. Gashi al 22esimo, risponde Manfredini con la respinta
non ci arriva Battaiotto, sarebbe stata una buona occasione per il Portogruaro, che come vedete riesce a neutralizzare le avanzate del Le Boschi, che all'andata aveva vinto 1-0, e a riproporsi. Vedete anche qua un colpo di testa che finisce fuori di poco, ma grande occasione al 30esimo con la numero 2 Sacchi, miglior marcatrice tra l'altro del Le Boschi in questo campionato, 11 gol per lei, colpisce male. 32esimo, conclusione da fuori da parte di Orlandi, traversa piena, poi allontana Desiati la minaccia. Il secondo legno colpito dalle Boschi, non fortunato in questa giornata. Rimane ancora tempo però per vedere l'occasione del 41esimo con Vignandel. Conclusione a fil di palo, ma ci arriva Manfredini. La ultima occasione della partita è questo tiro, eravamo al 50esimo, il tiro dell'Ave Maria da parte di Valoriani che si spegne fuori di poco. Finisce 0-1, un saluto da Davide Gasparotto. Prata di Pordenone invece, confermata l'edizione di Estate sotto le stelle. Attraverso una delibera della Giunta Comunale di Prata di Pordenone è stato approvato il progetto Estate sotto un tetto di stelle 2023. Sono 6 le serate della quarta edizione. Saranno 2 gli spettacoli di teatro per le famiglie, 2 le serate di cinema all'aperto e 2 le presentazioni di libri del ciclo Prata d'autore. Questi eventi avranno come cornice Piazza Indipendenza e Libertà dei Popoli nei giovedì 22 e 29 giugno, 20 e 27 luglio, 3 e 31 agosto. In caso di maltempo, conclude la delibera, gli eventi verranno ospitati al Teatro Pileo. Grazie per averci seguito, con questo è davvero tutto, vi lascio le nostre previsioni del tempo, a seguire la rubrica La Parola A condotta dal collega Stefano Boscariolo e poi la programmazione che continua, non perdetevi il film in prima serata alle 22 per quanto riguarda il telegiornale, ci rivede puntuali con i prossimi TGM, arrivederci.